Ciao a tutti, oggi preparerò delle meravigliose linguine alle vongole rosé. Una ricetta molto semplice, veloce e genuina. Iniziamo subito. Stamattina il pescivendolo mi ha dato le vongole già spurgate. Se volete spurgarle, a parte che vi lascio il link al video per spurgare le vongole qui sotto nella info box, ma poi vi dico in maniera molto veloce che cosa bisogna fare. Semplicemente bisogna riempire un contenitore d'acqua, mettere le vongole nello scolapasta, nell'acqua mettete per ogni litro d'acqua 25-30 grammi di sale più o meno e mettete in ammollo le vongole facendole stare nello scolapasta perché tutto quello che perdono va sul fondo del contenitore, sabbia, quello che qualche residuo di terriccio, eccetera. Le fate stare per un paio di ore, poi le sciacquate bene sotto abbondante acqua corrente fredda. E se sono poche, quindi volete perderci qualche secondo in più, nel lavandino potete sbatterle così, perché la vongola piena di sabbia, nel momento in cui va a sbattere, si aprirà. E siccome è quella che vi rovina solitamente poi tutta la pasta, è bene che facciate questa operazione perché, ripeto, sbattendo così nel lavandino, se è piena di sabbia, si aprirà. Andiamo avanti. Olio extravergine d'oliva in padella abbondante. Guardate, quando mangiate la pasta con le vongole, magari mangiatela meno frequentemente, mettiamo l'aglio, però usate il condimento perché è necessario. È inutile scialacquarla, come si suol dire, facendo poi saltare la pasta in padella, eccetera, eccetera, con l'acqua di cottura, ma c'è bisogno, purtroppo, ahimè, dell'olio. Messo l'aglio, lo facciamo dorare a fiamma dolce, aggiungo dei pomodorini. Io uso quelli in scatola, ma potete mettere tranquillamente i pomodorini freschi, tagliati magari a pezzetti. Dorato leggermente l'aglio, alzo la fiamma, metto le vongole. Dovete fare in modo che tutte le vongole tocchino il fondo della padella. Adesso lascio a fiamma alta, copro con il coperchio e lascio cuocere 3-4 minuti affinché si aprano tutte. Passati 3-4 minuti, guardate, si sono già aperte quasi tutte, forse ne manca giusto qualcuna. Lascio a fiamma alta e sfumo con una tazzina di vino bianco secco. Lascio a fiamma alta affinché il vino possa evaporare velocemente. Evaporato il vino, spegniamo e andiamo a mettere la pasta. L'acqua bolle, metto la pasta. Ho riacceso la fiamma sotto la padella con le vongole. Adesso ho appena scolato le linguine molto al dente, mescolo per bene e faccio finire di cuocere. Come vedete, non ho aggiunto acqua di cottura della pasta, ma c'è sotto l'acqua che hanno cacciato le vongole quando si sono aperte e chiaramente l'olio. Adesso 2 minuti a fiamma media. E facciamo asciugare e finire di cuocere la pasta. Come vedete, il sughetto si è ristretto, è venuta una cremina e la pasta è al dente. Vado ad impiattare e assaggiare con voi. Guardate che bel piatto, invitantissimo. Ci metto un po' di peperoncino piccante macinato sopra e chiaramente assaggio con voi. Deliziosi, anzi, deliziose, visto che sono linguine. Guardate, questa pasta è semplicissima. Fate questa pasta alle vongole e fatemi sapere com'è venuta. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate un gran bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!